con il sindaco di Bolano Alberto Battilani. Bolano, piazza Matteotti, accoglie per l'ottavo anno consecutivo questa manifestazione, premio Terra della Luna Sport, che quest'anno va a un giornalista spezzino partito da Spezia, che ha saputo veramente farsi onore in campo nazionale. Sì, diciamo è l'ottava edizione, quindi complimenti a tutti gli organizzatori, soprattutto a Marino Fraselle, a coloro che gli danno una mano e anche alla Bolanese, perché insieme a questo premio c'è la presentazione di tutti gli anni anche della squadra della Bolanese che quest'anno affronta il campionato di prima categoria. Paolo Paganini è oltre un bravissimo giornalista, un amico, e quindi per me fa veramente piacere che venga premiato qua nel mio comune. Mi ha fatto praticamente piacere leggere anche su Repubblica, che era il giornalista della RAI per contrastare Sky, quindi a testimonianza durante gli europei, a testimonianza veramente della qualità del giornalismo. Ecco, dicevamo, ottavo anno, insomma ci avviamo lentamente ma progressivamente a doppiare i primi 10 anni della manifestazione. Credo che lo sport rappresenti sempre un aspetto estremamente importante anche per una piccola realtà come quella di Milano, ma che con la Terra della Luna Sport naturalmente va a abbracciare un perimetro più vasto del nostro territorio. Sì, penso che sia stata un'intuizione positiva di allora, di Marino, perché ogni anno premiamo, diciamo, personalità della nostra provincia, della Lunigiana, che si sono contraddistinti nei vari settori del mondo dello sport. Abbinarla al campionato di dilettantistico, secondo me è il binomio vincente. Il professionismo va bene, ma va bene anche lo sport dilettantistico, che è anche espressione proprio più ferrata, diciamo, del territorio. Grazie, Sindaco.